Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della vita reale senza moda. Oggi siamo tornati qui con un nuovo video. Oggi abbiamo un outfit un po' anche molto appariscente. E niente, siamo qui con questo bel mezzo che è il mezzo ufficiale della protezione civile. In realtà è il mezzo della guardia forestale di GTA, però non lo dite a nessuno. Comunque niente, siamo qui oggi con questo mezzo perché dobbiamo andare praticamente non in pattuglia, ma praticamente c'è una manifestazione in centro città e niente, hanno chiamato noi per tenere un po' sotto occhio la zona, quindi ieri mi sono fatto portare il mezzo ufficiale della protezione civile a casa e oggi lo prendo e vado là dove dobbiamo andare. Niente, dovrò passare tutta la giornata così, si prospetta anche pioggia, quindi non sarà una bellissima giornata. Non mi metto nemmeno tipo nessun giubbetto per farmi riconoscere che sono uno della protezione civile perché praticamente non me li hanno dati, non mi hanno dato nessuna niente del genere, quindi resto così. Allora, la zona è più o meno questa qua dove ci stanno i palazzoni tipo dell'FBI e di quelle cose là. Ci sono anche le sirene su questo mezzo, però ovviamente non ha senso usarle, dato che siamo della protezione civile e non possiamo di certo fare inseguimenti come la polizia, e quindi non serve a niente usarle. Però intanto sappiamo che ci sono. Qua questa curva la odio ogni volta che devo uscire da casa comunque. Comunque niente, ho saputo anche che quei 30.000 dollari che sono stati messi sul mio conto una volta che abbiamo finito i 12 carichi d'acqua, effettivamente mi ha dato la protezione civile. Come, anche se non dovevano pagarmi, me li hanno dati come premio, diciamo, per tutta la fatica. E quindi niente, me li hanno dati e va bene. Direi che adesso sono più contento di prima nel lavorare nella protezione civile. Ovviamente per questa giornata qua non mi pagheranno, questo assicuro, perché è una giornata normale, diciamo. Però 30.000 dollari sono una bella cifra. Tra l'altro, con quei 30.000 dollari vorrei, ve lo spiego mentre andiamo. Probabilmente vorrei, intanto prima bisogna fare la richiesta effettiva alla protezione civile, però con quei 30.000 dollari, ovviamente non tutti, vorrei risparmiarmi qualcosa. Vorrei praticamente modificare il mio veicolo personale, la mia charger, per renderla effettivamente un mezzo autorizzato della protezione civile, con colori, luci e tutto, con i colori della protezione civile e tutto, per farlo sembrare proprio un mezzo della protezione civile, perché voglio usare quello. Mi è venuta questa idea l'altro giorno e mi piacerebbe tanto che si realizzasse, però c'è da chiedere l'autorizzazione alla protezione civile e tutto, quindi forse è un po' un casino. Però nel prossimo episodio della vita reale andremo con la mia charger a vedere dal mio meccanico di fiducia se ci sono le modifiche che voglio con i colori che voglio. E quindi niente, andremo prima a vedere se ci sono. Nel caso ci sono, solo dopo faremo la richiesta alla protezione civile per questa cosa qua. Sarà difficile che l'accettino, però intanto voglio provarci perché mi è venuta questa idea e vorrei assolutamente che fosse realtà. Cioè mi è sembrata molto originale come cosa e che nessuno me l'ha fatto nella protezione civile, quindi questo? Ok. Quindi mi piacerebbe farlo. Comunque niente, a proposito di questo mezzo è molto performante, forse l'ho provato l'altro giorno quando me l'hanno portato, forse un po' meno in fuoristrada, nonostante sia un mezzo comunque da fuoristrada, forse sullo sterrato pecca un po', però è molto buono, prende molta velocità in strada, molto buono, molto performante. È anche bello con questa striscia verde che attraversa tutti i lati del veicolo. E oggi se questo video non esce troppo lungo, se questa parte di video mentre siamo in pattuglia e tutto non esce troppo lungo,
Andrei anche a fare un po' di spesa, vorrei comprare un paio di vestiti. Allora, la zona della manifestazione è questa, dovrebbe essere qua in questa specie di parchetto. Quindi noi adesso facciamo quello che dobbiamo fare, cioè il nostro compito adesso è con questo mezzo bloccare questa strada. Ok? Ci sarà qualcun altro che la bloccherà dall'altro lato. Noi adesso dobbiamo bloccarla con questo. Ovviamente non potrò bloccarla solo io magari riesco a bloccare solo questa carreggiata. Nemmeno. Dovranno arrivare almeno altri due mezzi come i miei per bloccare tutto. Perché qua non riesco a bloccare tutto io. Intanto esco e questo lo lascio qua. Chiamo i miei colleghi e gli dico di venire a bloccare. Ok ragazzi, niente, io ho chiamato, devono ancora arrivare perché sono impegnati nella pattuglia vera e propria. Intanto qua le macchine stiamo iniziando a bloccarle. L'importante è che comunque non entrano, quindi, dato che non devono entrare, non avrebbe quasi senso fermare la macchina qua perché da qua ci arrivano quelle che arrivano dall'interno. Dobbiamo bloccare l'altra parte della carreggiata. Adesso faccio passare questa fila qua e poi blocco. Perché alla fine questa ci penseranno gli altri a bloccare di là, questi qua praticamente. Invece io devo bloccare l'accesso a questa strada a questi qua. Fermarsi qua in questo punto non ha quasi proprio senso. Ok, adesso. A meno che non ci sta qualcuno con la moto che passa da quest'altra parte, qualcuno di qua, ecco, tipo questi qua. Noi più o meno il nostro lavoro l'abbiamo fatto. Adesso niente, controllo un po' lo svolgimento della manifestazione, se non ci sono problemi. E ci sentiamo dopo. Ci risentiamo direttamente quando avrò finito il mio tour. Ok, salve ragazzi, niente, ho finito il mio turno, io qua di macchine ne sono passate poche, solo quelle magari autorizzate ad entrare, vedete qua che traffico si è fatto per quelli che non girano per niente di qua, il traffico lì si trova fa schifo, e niente, io ormai ho finito il mio turno, direi che questo mezzo lo riporto a casa, non so adesso se lo faranno tenere a me, anche se mi sembra strano perché i mezzi sono loro, se dovrebbero tenerlo. Però me lo riporto a casa, poi vediamo quello che dovrò farci. Se dovrò riconsegnarlo posso prendermelo io per gli altri giorni di servizio. E quindi torniamo a casa, prendiamo la mia macchina e andiamo a vedere se c'è qualche vestito decente. Voglio comprarne almeno un pantalone e anche un paio di felpe. Che non ho quasi niente nel mio guardaroba. Comunque niente, questo lavoro, a parte fare opere di bene, che è appunto il motivo per il quale sono entrato nella protezione civile, cioè proprio aiutare la gente dal mio passato da ragazzo, mi piace perché è divertente, insomma vabbè, stai a contatto con la gente, mi piace. Queste giornate così mi piacciono. Non pagate però mi piacciono. Ripeto, i 30.000 dollari di premio, di quei carichi che abbiamo fatto sono stati una manna dal cielo. Adesso praticamente mi sento milionario quasi. Però mi piace comunque, nonostante nessuno mi paghi. Adesso comunque veramente dobbiamo mantenere velocità moderata più di quanto abbiamo fatto con
con il mezzo dei pompieri, perché là verso gli ultimi carichi abbiamo proprio fatto i pazzi di tutto e di più. Adesso che guido un mezzo ufficiale della protezione civile devo stare molto più attento e guidare molto meglio, perché immaginate una persona che vede un tizio della protezione civile guidare come un pazzo, andare avanti ai semafori non è che sia il massimo, quindi guido come bisogna guidare. Che fa questo? Ecco, quando c'è questa gente però vorrei avere un carro armato per ficcarli sotto. Comunque, vorrei parlarvi anche della situazione meteo in questi tempi, perché è un po' tragica. Praticamente si prospettano nei prossimi giorni uragani pazzeschi, temporali proprio che colerà giù il mondo, praticamente. E dopo la pioggia, che si prospetta tipo una settimana di pioggia, dopo la pioggia si prospetta neve. Cioè, neve qua a Los Santos non è mai capitata. Oh, è vero. Però si prospetta neve. E quindi, boh, non so quello che succederà. Sicuramente io qua alla Protezione Civile sarò più impegnato se ci sarà effettivamente questa emergenza. Spero che non ci sia in realtà, anche perché oggi sembra anche una bella giornata più o meno. Un po' nuvoloso, però sembra una bella giornata. Invece nei prossimi giorni si prospetta tanta pioggia e poi subito dopo la pioggia neve. Proprio non si prospetta niente di buono. Anzi, insomma, perché così almeno faccio qualcosa che lavoro se ci saranno queste condizioni meteo, però per la gente normale non penso saranno il massimo queste condizioni. Dovrebbe andare un po' più piano, no? Ho una sportiva e va lento. Capito che questa strada non è ma il massimo con tutte queste curve, però. Guarda, sta esplodendo la macchina per quanto va lento, si sta sentendo male la macchina. Qua mi allargo un po' perché. Ecco, non volevo prendere dossetto là. Parcheggiamo dentro. Ok. Così vi faccio vedere anche i miei mezzi. Intanto ho questa moto qua da cross, bella potente, appariscente anche direi. Poi ho la mia charger modificata e questa moto che però praticamente è rotta. Adesso ho contattato un meccanico proprio l'altro giorno che mi ha detto che è a disposizione per aggiustarmela. Io gli ho già illustrato un po' quello che penso sia il problema e quindi gliela porterò nei prossimi giorni. Quindi niente, adesso però andiamo in un negozio di vestiti, proviamo Suburban, sì. Sto cercando un pantalone, magari uno un po' più da serata, diciamo, e uno invece una tuta. Mentre come felpa sto cercando una di un colore un po' sgargiante come quella che ho oggi, magari un giallo. Parcheggio qua vicino. È bella questa felpa comunque, non mi ricordavo nemmeno di avercela. Mi sono vestito un po' così come capita oggi, con questa felpa, tuta così. Sono andato a lavorare così. Vorrei anche un paio di occhiali in realtà, se c'è qualcosa di bello. Ah, buonasera. Allora. Va bene, senza girarci troppo prendo questi qua. No, prendiamo questo. Io le pago tutto e ci vediamo. Scusi per il disturbo. Arrivederci. Ok, adesso siamo belli vestiti e ce ne possiamo tornare finalmente a casa. Anche perché si sta facendo sera.
Quindi sì, direi che bisogna tornare a casa. Allora, adesso mi parcheggio così, come sempre. Ok, vorrei anche andare a farvi vedere il mio secondo lavoro, che non è proprio un lavoro perché alla fine ci vado quando voglio, però diciamo che è un lavoretto così, dove vado ogni tanto anche per passione, perché anche quella è una cosa che mi piace. E quindi niente, noi ci vediamo ad un prossimo episodio e niente.